è partito a Taranto a bordo della nave Durand de la Penne, ormeggiata nella base navale di San Vito, il 19° campionato interforze di tiro a volo, specialità Double Trap. Ben 71 atleti in gara, dei quali 50 appartenenti a gruppi sportivi delle forze armate, 6 militari non più in servizio e 15 juniores. Alla cerimonia di apertura presente il comandante dell'unità navale, il capitano di vascello Ostilio De Maio, che ha salutato i concorrenti e ha dato il via alla competizione con la tradizionale lettura del giuramento dell'atleta. Le gare termineranno il 20 settembre prossimo con le premiazioni alla presenza del presidente nazionale della Federazione Tiro a Volo, il parlamentare Luciano Rossi. Un appuntamento che serve ad avvicinare a questo sport anche i non professionisti, il campione Alessandro Chianese. Si avvicinano anche militari normali che fanno servizio normalmente nelle varie caserme. Comunque offre la possibilità anche magari a persone dell'equipaggio di provare a sparare. Infatti noi in Marina abbiamo un sottotenente di vascello che si è avvicinato dopo l'edizione del 2009 che fu fatta su una nave Stromboli.